L'estate addosso è il titolo scelto per il calendario di appuntamenti che accompagneranno Trinitapoli fino a fine settembre. Il cartellone è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città. Questa estate, che noi abbiamo definito l'estate addosso, rimarca sostanzialmente la nostra filosofia d'estate sin dal primo mandato, dove tutti gli eventi sono importanti, dal primo all'ultimo, perché ogni evento è stato pensato per andare incontro alla città e ai suoi cittadini, ai trinitapolisti residenti e a coloro i quali vengono a trovarci durante questo periodo estivo, pensando agli anziani, pensando ai giovani, pensando ai bambini, pensando a tutti coloro i quali in questo momento d'estate hanno bisogno in qualche modo di trovare un punto di riferimento, un momento in cui trovare svago e anche poter riflettere. Devo dire che mi è piaciuto molto il lavoro, il cartellone messo su dall'assessore in collaborazione con gli uffici, perché veramente ha guardato a 360 gradi la città. Tra gli appuntamenti, circa 70 in tutto, spiccano quelli del 30 luglio con la musica in piazza di Radio Dimensione Suono, il 13 agosto con l'attore Sergio Rubini, l'epilogo della festa patronale col concerto degli Audio 2 e il cabaret di Terrafino da Zelig il 19. Abbiamo pensato più giovani, il 30 luglio ci sarà in piazza RDS, quindi tutti i giovani che vogliono divertirsi e ballare sotto le stelle possono recarsi in Villa Papa Giovanni questo sabato, il 30 luglio, per appunto ballare con RDS in tour. Poi i grandi eventi abbiamo pensato anche alla comicità, in varie piazze di Trinitapoli ci saranno una nella zona C2A e l'altra in Viale Vittorio Veneto, ci saranno i comici Boccasile e Maretti che hanno partecipato a Italia's Got Talent e il 19 agosto il cabaret con Tommy Terrafino, da Made in Sud e da Zelig. Abbiamo pensato anche di valorizzare i nostri prodotti tipici locali con la figura di Paolo Sassanelli, un noto comico pugliese che appunto racconterà le nostre ricette appunto nel dialetto pugliese. Grandissimo entusiasmo per tutto ciò che è stato posto in essere dall'assessore Marta Patruno e per ciò che concerne tutte le iniziative volte alla socializzazione, ma non solo alla socializzazione, volte la valorizzazione dell'ambiente, la valorizzazione del territorio, a momenti di condivisione, momenti di convivialità, momenti estremamente, che io reputo estremamente importanti, perché favoriscono l'integrazione e fanno sì che praticamente a partire effettivamente dalle periferie fin verso il centro ci sia un coinvolgimento totale di tutta la popolazione. L'estate addosso, quindi ci troviamo di fronte a un'estate in cui ogni cittadino si sentirà attore e potrà fruirne in maniera sociale con tutti gli altri concittadini. Un calendario ricco di eventi che alletterà l'estate di coloro che vivono fuori Trinitapoli, che in queste settimane faranno ritorno in città, e per tutti coloro che hanno deciso di non partire per le vacanze.